Lo scopo della nostra manifestazione di oggi è di essere uniti con le famiglie delle persone che sono state uccise e anche segnalare la nostra solidarietà e sostegno in piazza Maidan. Il sogno del nostro popolo è di essere veramente liberi, senza corruzione, senza fare gioco di qualcun altro. Vogliamo essere indipendenti, veramente, senza Russia, senza il regime di Yanukovych. Ce lo possiamo fare perché siamo un popolo intelligente, pacifico e non vogliamo essere manipolati da qualcun altro. Ringrazio a tutti gli italiani che sostengono il nostro popolo perché per noi è proprio davvero una lotta per la nostra libertà, per la nostra indipendenza. Noi siamo un popolo libero e vogliamo questa libertà non solo della parola, ma del fatto. Grazie a voi italiani che ci sostenete, vi ringraziamo tantissimo. Україна, моя суференця, моя джоя, моя сперанця. Cittadini di Mantova, popolo d'Italia, comunità europea, noi qui oggi rappresentiamo una piccola parte del popolo ucraino. Noi qui oggi siamo immigrati, operai, badanti. Noi qui oggi abbiamo il cuore e il pensiero alla nostra patria. Mia sofferenza per gli omicidi, le aggressioni, le violenze, gli arresti subiti da nostri uomini, donne, tanti giovani che per mesi hanno combattuto a Kiev per la libertà, la fine di una dittatura, con il sogno dell'Europa nel cuore. Gloria alla Ucraina! Gloria alla Ucraina! Gloria ai eroi! Gloria ai eroi! Серці у крові любов, все тобі підняти в боротьбі за Україну. Sono morti più di 81 persone, abbiamo proprio scritto un elenco che sono morti, che si sono riconosciuti. Sono tutti quelli ragazzi, giovani, ma anche le persone anziane sono state uccise crudelmente soltanto perché volevano la libertà. Cosa volevano loro? Volevano vivere nell'uno stato libero, uno stato democratico, uno stato europeo. Non permettetevi più di dividervi. Dovete stare uniti, non fatevi più giocare un'altra volta. Questa è la mia modesta opinione. I sentimenti, le emozioni che hanno colpito le donne, gli immigrati ucraini a Mantova sono stati molto, molto forti. Noi siamo stati qui anche l'8 di dicembre, e questa è la seconda manifestazione, ma oggi è praticamente raddoppiata come numero di partecipanti. Per cui, come dire, gli ucraini hanno portato sotto la volta di questa chiesa dei canti e delle parole che mai Andrea Mantegna avrebbe pensato di sentire. Questo può essere un nuovo segno per l'Europa di cui gli ucraini si stanno battendo così mirabilmente. Si sono battuti e si stanno battendo così mirabilmente.